Passiamo ora al calcio. Dopo il terzo turno di Coppa Italia, nessuna squadra è a punteggio pieno, con la sola eccezione forse della Reggiana, che aspetta di vedersi assegnati a tavolino i due punti con la Lazio, che ieri ha battuto il Pisa. A quota 5, con tre incontri giocati, sono Juventus, Inter, Genoa e Udinese. Juve e Inter hanno perso i primi punti rispettivamente con Perugia e Spal, e ora guardano con una certa apprensione ai prossimi derby. Sono stati segnati ieri molti gol, ben 36. Cominciamo a vedere comunque alcune immagini delle partite disputate ieri, a cominciare proprio dalla gara tra Juventus e Perugia. La Juve era in vantaggio di due gol, poi si è fatta raggiungere. Ecco le immagini che stanno per arrivare. Contro un Perugia che Giagnoni sta allestendo alla perfezione per un rapido ritorno in Serie A, la Juventus dai due volti di Giovanni Trapattoni disputa un ottimo primo tempo ed un brillante inizio di ripresa. Poi la squadra bianconera cala di tono, escono a nudo le pecche di una preparazione ancora sommaria per qualche atleta, tra i quali Bredi e Tardelli. La difesa, che sente più del previsto l'assenza di Brio a riposo per i postumi di una ferita riportata contro la Cavese, si concede qualche confidenza assolutamente improponibile contro un avversario deciso, ed il Perugia finisce con il pareggiare 2-2 con pieno merito. Si comincia con i bianconeri che manovrano rapidi e piacevoli e dall'undicesimo minuto passano in vantaggio. Punizione per fallo su Virdis, appoggio di Bettega per Bredi che di testa spiazza Malizia. 1-0. Il gioco continua a scorrere a tratti davvero bello, con il Perugia che si fa vivo al 24esimo con un tremendo tiro del giovane Scaini. Zoff è battuto, la traversa ribatte. Al 30esimo Marocchino ripropone uno dei suoi numeri speciali, evita alla maniera di Preste due avversari e sciabola a rete appena alto. Ancora una pregevole manovra juventina al 44esimo da Bredi a Tardelli, il cui tiro sfiora il montante. Ma non è finita, su invito di Bredi avanza Osti e spara fortissimo, palo colpito in pieno. Ripresa iniziata da 30 secondi. Marocchino, in splendida azione solitaria, arriva a fondo campo e centra basso. Bettega, uno dei migliori ieri sera, raccoglie e batte Malizia, 2-0. Un istante dopo, ancora Virdis per Bettega, tocco a Tardelli e palla che esce di poco. Dal gol sbagliato a quello avversario realizzato, rapidi scambi perugini, gran tiro di Scaini che Zoff non trattiene, irrompe ambo ed è gol. Juventus 2, Perugia 1. Cominciano le sostituzioni, prima Bonini per Furino, poi Bernardini per Ottoni. Quindi va via Marocchino, che ha un dolore ad una coscia, meglio non rischiare, dentro a Prandelli. E infine ancora uno scambio al 23esimo tra Scaini e Goretti, numero 14. Al 40esimo il Perugia sfiora il gol, scende sulla sinistra Tacconi e centra. Colpo di testa ravvicinato di Goretti e Zoffre spinge di piede, poi blocca il successivo tiro di Bernardini. Ma il pareggio arriva al 44esimo. Caso per Bernardini, tocco per Dalfiume che sorprende tutti e batte Zoff, 2-2. Catania Pistoiese 2-1 è primo successo in Coppa Italia degli Atenei dopo le due sconfitte consecutive di Cesena e col Catanzaro in casa. È stata una partita dai due volti con un primo tempo assolutamente incolore, senza alcuna emozione, se si eccettua una parata del portiere catanese Dal Poggetto all'inizio su un tiro di Desolati da dentro l'area. Le due squadre si sono fronteggiate per lo più a centrocampo e la Pistoiese, grazie all'esperienza dei suoi anziani, soprattutto Borgo e Rognoni, ha dato la sensazione di sufficiente autorità per cogliere un risultato positivo. Nella ripresa le cose invece sono radicalmente cambiate, con colpi di scena in serie e con lo spettacolo migliorato notevolmente. Tolto di squadra Mosti, ancora lento ed impacciato, il tecnico catanese Mazzetti ha inserito al suo posto un ragazzo di scuola interista, Testa, che ha notevolmente vivacizzato il gioco del Catania. E i risultati si sono visti quasi subito. Al 15esimo il Catania è passato in vantaggio sul rigore. Cantarutti, che ha disputato una buona partita dopo la delusione di mercoledì scorso, ha eseguito una serie di slalom sulla sinistra, poi è entrato in area e è stato platealmente sgambettato da Borgo. Barlasina ha realizzato con molta freddezza l'1-0. Non era trascorso neanche un minuto che la mezzala Pistoiese Re è caduta in area su intervento di un difensore etneo, ma l'arbitro non ha rilevato il fallo. Il Catania ha raddoppiato subito dopo. Ancora Cantarutti in azione sulla destra, palla lasciata a Morra che da fuori area ha scagliato un violentissimo tiro sotto la traversa.
2-0. Su caparbia azione di Rognoni, la squadra di Toneatto ha accorciato la distanza al 28esimo. È stato lo stesso centrocampista a battere dal poggetto, dal centro area, con un tiro preciso. Due minuti dopo la Pistoiese ha mancato il pareggio con Desolati che, su respinta del portiere catanese, da un passo ha mandato incredibilmente al lato. Un Catania redivivo dunque, una Pistoiese che in B farà valere senza dubbio l'esperienza dei suoi centrocampisti e l'opportunismo di Desolati e Capone, anche se stavolta i due attaccanti sono apparsi poco precisi. San Siro tutti in piedi per osannare il cannoniere venuto dalla Scozia. Joe Jordan, con i due gol segnati ieri al Pescara, è diventato subito il beniamino del pubblico. Vittoria rotonda con un Milan che ha messo la testa a posto. Sono 4 i gol di testa su 5, a cominciare da quello segnato dal Novellino dopo un minuto di gioco su centro di Baresi, 1-0. Anche se l'avversario non era irresistibile, si è capito che la cura radice comincia a funzionare. Si è visto un grande Novellino, ma anche Romano. Raddoppio rosso-nero al quarto d'ora, tiro di Romano dalla bandierina con palla sui piedi di Mandressi che non ci pensa più di tanto e infila tra palo e portiere, 2-0. Maldera sfiora il terzo gol su punizione, Frison devia con la punta delle dita. Dopo altre occasioni mancate, il Milan segna ancora di testa con Collovati, scattato a deviare una punizione battuta da Romano. Novellino, che imperversa da una parte all'altra del campo, arriva scoordinato su un pallone che varrebbe il quarto gol. In difesa il Milan gioca pochissimi palloni e per poco non ne esce un guaio. Nella ripresa i rossoneri mancano ancora un'occasione con Battistini che calcia senza dare sufficiente effetto ad una palla piazzata libera sul sinistro, ma manca poco al quarto gol. Novellino non lo ferma nessuno senza ricorrere al fallo, punizione. Il bravo Romano centra pulito e questa volta è il turno di Jordan, è il primo gol ufficiale dello scozzese, 4-0, un gol molto atteso anche dal pubblico. Al 30esimo per Jordan è il trionfo, centro di Novellino mentre il centravanti scatta verso l'area, colpo di testa all'incrocio dei pali, violentissimo, 5-0. Era dai tempi di John Charles che non si vedeva da noi un gol così. Nel Milan non ha giocato Moro, squalificato, e Antonelli, infortunato. Vivacissima partenza della SPAL che va in vantaggio dopo un quarto d'ora. L'Inter fallisce un calcio di rigore, riesce a pareggiare a metà del secondo tempo, poi, entrato in campo Proasca, domina il finale. Ecco la rete di Gianni sul lancio del piccolo Tivelli. Gianni riesce ad evitare anche l'intervento di Bordone ed è 1-0 per la SPAL. Bisogna arrivare al 26esimo per vedere la prima azione vera da parte dell'Inter. Beccalossi ed Altobelli che finisce a terra. Bergamo concede il rigore e nello stadio si levano alte grida. Tira Altobelli ma Vecchi intuisce e para. Di nuovo l'agilissimo Tivelli a terra in area nerazzurra. Mentre il pubblico ferrarese invoca il rigore, l'arbitro Bergamo estrae il cartellino giallo. Il clima sugli spalti si fa caldo. Siamo al quarto d'ora del secondo tempo e Bersellini merita già di far entrare in campo Proasca. Beccalossi e Altobelli fuori. Di nuovo all'attacco la SPAL, sempre con Tivelli che fa il diavolo a 4. Non riesce a tirare ma il difensore rimane a terra. Riparte allora Bergossi, a Bocconi anche lui. Un minuto dopo arriva il pareggio, lungo girovagare di Altobelli sulla sinistra, palla al centro e tocco morbido di Bagni che inganna tutti. Con la regia di Proasca l'Inter non è più quella del primo tempo. Altobelli dal limite, Vecchi devia sul palo. Pieri, entrato in campo con il numero 15, si fa subito notare con questo tiro di sinistro. Ottima la risposta di Bordone. Una buona partita tra Udinese e Lazio, due squadre già a buon punto con la preparazione. Avvio velocissimo dei friulani che sono a rete dopo soli 40 secondi di gioco. Lancio di Orlando, intervento di testa di Causio e gol di Muraro. L'Udinese, sulla spinta del successo, è in cattedra e nella prima mezz'ora domina. Poi la Lazio incomincia a macinare gioco trovando i raccordi giusti tra i reparti.
Bellissima questa azione di Orazzi, cui si oppone con altrettanta bravura il portiere laziale. Ancora uno spunto dei friulani, sempre con Orazzi che allarga sulla destra e invita Causio al gol. Il barone non manca l'appuntamento, ma neanche il portiere. La Lazio si affida ai suggerimenti di D'Amico e verso la mezz'ora di gioco si affaccia con autorità in area friulana. Pareggio al 29esimo, punizione, Sanguin cerca di farsi luce e tira sulla traiettoria la schiena del barbuto Orlando che spiazza della corna. Poi è l'ex di turno Vagheggi che cerca invano il successo personale. Nella ripresa il gioco cala di tono, le due formazioni vengono ritoccate. Fanesi nell'Udinese subentra a Pancheri, nella Lazio Badiani rimpiazza Bigon e Ferretti D'Amico. L'Udinese si riaffaccia in area laziale e Orazzi da 30 metri coglie la traversa. Ed ecco il gol della vittoria bianconera. Corner di Causio, lancio di Papais, Cinello si arrangia come può in area e Muraro da opportunista coglie il momento buono. Qualche protesta dei laziali per l'azione di Cinello ritenuta irregolare. Vi ricordo che il prossimo turno, il quarto di Coppa Italia, si disputerà mercoledì prossimo. Abbiamo così concluso anche per questa sera. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Thank you.